Salve a tutti ragazzi, benvenuti a Civio, questo nuovo video di Rhyming Kind. Bene, andiamo pure avanti, vediamo un po' cosa c'è. Oh, vediamo. I campioni si radunano contro le tenebre incipienti. Chi parla? Rivelati, errante della nebbia. Il mio nome è andato perso dopo tante lune. Sulle isole Ombra perdiamo quasi tutto. Ma non tutti si uniscono alla nebbia. Per ora potrete chiamarmi Necrit. Parli bene per essere una creatura dell'incubo. Perdonerai se non ti crediamo. La morsa dell'ombra è brutale. Qualche mente sana inevitabilmente sfugge. Facciamo il possibile per evitare di sprofondare nella follia. Questo sembra diverso, ne sono sicura. Al centro del suo dolore, la sua anima è calma. Intuito davvero degno di una vastaia. Li conosci? Hai incontrato il mio popolo? Ci facevano visita, prima della rovina. Li hai incontrati? Com'erano? Li hai visti usare la loro magia? Perché erano qui? Non lo so. Chi ci visitava lo faceva per parlare solo con poche persone ben precise. È tutto qui? Perdonami, speravo di scoprire di più. Ehi, mi permetto di sottolineare che stiamo chiacchierando in allegria con un errante. Perché non sento obiezioni? Abbiamo un nemico in comune, le cui azioni hanno creato l'incubo nel quale esisto. E sta arrivando per voi. Gangplank? Thresh? Una di quelle sanguisughe? Ho sentito parlare di loro. No. Il re in rovina. Non è un nome allegro. No, non lo è. Prima di diventare re in rovina, il suo nome era Viego, uno stregone molto potente che governava un impero dimenticato. Io ero il suo consigliere. Viego era un uomo passionale, amato dai suoi sudditi. Ma più di ogni cosa amava la sua regina, Isolde. Per lui rappresentava tutto. Ma Viego governava per diritto di conquista. Le legioni dei suoi nemici dimostrarono molta più astuzia di quanto pensasse. Riuscì a sopravvivere alla lama del suo assassino. A Isolde andò diversamente. Durante l'attacco venne aggredita con un'arma avvelenata. Viego dette ordine di passare a setaccio il mondo, in cerca di una cura. Alla fine, i suoi guerrieri giunsero alle Isole Benedette, guidati dalle dicerie sulle capacità taumaturgiche delle acque locali. Mentre le armate cercavano, Viego decise di rinchiudersi con la sua regina. Purtroppo, perse la vita. E lui impazzì per il gran dolore. Ordinò di sopprimere con violenza le ribellioni tra la sua gente, aggrappato al corpo di Isolde, rifiutando di lasciare le sue stanze. I generali fecero ritorno, portando notizie di una cura. Il re si diresse verso quelle isole, lasciando bruciare i villaggi della sua terra. Viego affrontò da solo gli abitanti delle Isole Benedette. Essi si rifiutarono di concedergli le acque della vita. Tutti a parte uno. Si trattava di uno studioso dal cuore nero. L'uomo sarebbe diventato Thresh. Thresh portò Viego alle acque benedette situate in profondità sotto all'isola. Poi immerse il corpo di Isolde nelle acque e la loro forza curativa la pervase. Il crudele lanternaio guardò il ritorno di Isolde con una sorta di piacere perverso. Lei era diventata l'ombra di se stessa. Viego inorridì, immobilizzato dal dolore. La creatura attaccò. I due sprofondarono nell'abisso e le anime ormai ombre lasciarono i corpi mentre venivano avvolti dalle acque scure. L'ombra e il dolore avvolsero le isole.
Le acque vennero corrotte e trasformate in una nebbia oscura. Viego venne consumato dalla nebbia, insieme con il suo amore, scatenando così la rovina. Il re in rovina ha dormito per secoli. Ora Thresh sta cercando artefatti del potere per evocarlo dalla nebbia, per conferirgli nuovamente forza. Gangplank è un folle. Non ha idea di che cosa stia facendo. Dovete fermare il rituale. Se il re in rovina dovesse tornare, scatenerebbe la nebbia in ogni continente. Una mietitura del mondo intero, di tutto ciò che è vivo. Ci sono altri come te che potrebbero aiutarci? Sì, è così. Sono sulla riva da dove siete sbarcati. Abbiamo assistito con interesse al vostro arrivo. Ci stavate spiando. Dovevamo essere certi che sareste sopravvissuti e conoscere i vostri motivi. Spero abbiate imparato abbastanza da capire cosa facciamo alle ombre che ci intralciano. Concentratevi su Thresh, fermate il rituale. Dopodiché ci rivedremo all'approdo e capirete di avere il nostro stesso scopo. Bene, una caccia in da panico, insomma, sì. Allora, vediamo un po'. Possiamo andare dalla nostra amica qua che e dirle che, insomma, ce lo faccio nate, insomma, sì. Mi scusi, signore, cos'è sta gente qua? Eccoci qua. Vai. Sì, non mi ricordo più. Ah, qua è questo. Perfetto. E questa è fatta. Poi la voi dovrebbe... no, l'idolo non l'ho trovato. Che palle. Allora, fucina a porte grigio, ok. E Yasuo non ce l'abbiamo fatta. Ok. Il Laoi non ce l'ha. Niente, lo troverò. Vabbè, intanto abbiamo fatto lui ed è importante. Poi vediamo un pochino. Qua dice che c'è un incantamento. Incantamento dovrebbe essere qua, però. Ma sta cazzo di sfera non l'ho trovata. Dove cacchio sarà? Devo girare per tutto sto luogo a cercare una cazzo di sfera. Diciamo sì. E che cavolo. Vabbè, adesso faccio un giro, tanto questi sono tutti deboli, credo. Dovrebbero andare via, si scappano. Quindi mi faccio un giretto, cerco di vedere se trovo sta cazzo di sfera e vi faccio sapere, quindi a dopo. Ok, sono qua, ho preso la vastaia perché c'è la cripta dei giganti, che vedete che lì c'è uno scrigno che conduce alla cripta dei giganti, quindi secondo me si va di qua. Ho provato e mi dice che ci vuole la vastaia e quindi sono tornato indietro, ho preso la vastaia e sono arrivato qua. Esatto, vediamo se è vero, perché spero di sì, insomma, c'è qualcosa di nuovo. Cominciamo, vediamo un po'. Non so se ci sono mai venuto qua, mi sembra di no, a quanto pare. Un nuovo luogo, perfetto. Vedete, ma c'è tanto, e c'è anche un cacchio di teletrasporto. Beh, adesso sono contento. Leggi il testo intitolato. Leggi il testo ricerche. Nebbie. Penso di averli letti tutti. Vai. Solo varie cose. Vai. Se c'era un posto nuovo non l'ho proprio visto. Accidenti, a me. Cercato. E qui ce n'è uno. Adesso facciamo tutti, Adesso c'ho la vastaia, però insomma. Vediamo un po'. Se ce la facciamo lo stesso. Perché ho un proiettile forti, col tuo nome. No, sopra. 30? No, no, ma col cazzo, 30, no. Non ce la possiamo fare. Sì, però sei un figlio di Troy, bisogna dirtelo. Non mi fai fuggire? Non è possibile fare la fuga? Io non ce la posso fare, lo sapete? È troppo forte. L'amore vero non svanisce.
Io ci provo, ma ho l'impressione che saranno un dito in culo grosso come una casa. Voglio sentirvi implorare. Come cacciatori. Dovevi governare. Figuriamoci, se quel figlio di una puttana non prendeva proprio lei. Santa miseria. È proprio testa di cazzo, bisogna dirglielo. Mi fai fuggire, non mi fai fare un cazzo, però sei un po' stronzo, eh. Si è liberato un posto nella ciurma. Che figlio, una troia vacca schifosa. Nessun colpo in culo, però deve venire. Niente, non ha preso neanche colpe via perché era morta. Si può fuggire perché sei un figlio di troia e quindi niente. E niente, ragazzi, non è colpa mia, insomma, non ci posso fare molto. Io sarei invisibile e non sarei potuto essere colpito, però sei un figlio di troia, quindi siamo a posto. Vabbè, che ci volete fare? Non è colpa mia. Ok, riproviamoci. Purtroppo, che ci volete fare? Andiamo così, si vede che ci dobbiamo arrivare quando siamo più alti. Secondo me è così, però ormai ci siamo. Qui c'era qualcosa, dai. Questo cazzo di cosa che non va mai. Che deve avere ancora ricarica. Allora. Sì, tanto sono più veloce io. Che sono tutti di livello 30. Quello è il problema. No, tu non mi dovresti aver visto. Allora, quel raggio devo capire che cazzo serve. Ok. Questo dovrebbe portarmi in... Ok, adesso ho capito. Cioè, ci riusciamo a muovere, per carità. Di là si va lì che ci dà il teletrasporto, ci dà una mano parecchio al teletrasportico. Ok. Prendiamo un po' di cose. Voglio cercare di capire perché, insomma, non è chiaro. Teletrasportico. Approdo, ok, mi va bene. Così ne abbiamo uno nuovo e siamo a posto. Poi, andiamo un po' qua. Perfetto. Prendi la pergamena. Oh, quella di lui. Perfetto. Qui sarebbe da salvare. Sopra vedi verdi alberi. Vedi, questo qui è sottolineato, quindi sopra vedi alberi ben lontano ormai dal suolo. E ammiri il roseto. Ok, questa deve essere. Ecco, questa è la parte 1. Allora, io adesso mi faccio un bello screenshot perché insomma. Ok, fatto, adesso vediamo se c'entra. Adesso una piccola salvatina magari. La farò, c'è un diario. Yasu, vabbè, dopo ci guarderemo. Allora, salviamo, se ci fa salvare, meno male. Non so cosa possa servire, visto che comunque carica il checkpoint. Vabbè, attiva. Allora, la colofana diventa bianca. Che colore verrà dopo? Allora, vediamo un po'. Dal suolo, ammirando il roseo. Allora, questo no. Quella diventa bianca. Cosa viene dopo? Allora, probabilmente l'altra. Allora, uno è rosso, verde e rosa. Rosso. Diventa bianca. Che colore viene dopo? Non c'è niente bianco. C'è il verde, il roseo, il rosso e il blu. Però verde, blu, giallo allora. Non ho un indizio, mi manca qualcosa. Ah, sono qua, ecco. Adesso ho capito.
Esatto. Certo che se me la fai prendere. Ah, non me la fa prendere. Oh, cazzo. Ok, dove sono qua? E dove vado qua? Oh, finalmente! Corazza del tempio. Questo è di lui. Eccolo qua. Corazza del tempio. Oh, c'ha boia! Più della nostra che comunque avrebbe 14. 16, io prenderei questa la grande. Il problema... Ok, questa è fatta, sono contento. Così almeno siamo a posto. Però io questa non l'ho capita proprio. Vediamo tutto qua, grazie. Qui c'era qualcosa. Voglio capire, scusate, però insomma. C'è qualcosa che mi sfugge. Sono belli questi padre, per carità, però insomma. Rosso, blu e giallo. Perché il cellulare ha fatto una merda, fatto. Allora, abbiamo dei colori diversi. Allora, abbiamo il verde, il rosso, il rosa e il blu e il giallo. Rosso, verde, rosa, blu e giallo. Rosso, verde, rosa, blu e giallo. E qui ci sono tutti. La colorazione diventa rossa. Ok, rossa... Dice, e sulle dita vide rosso, oltre il blu, quindi blu. Oh, colore, ok. Quindi adesso è gialla, gialla, e ricorda la corsa in fuga del giallo. Come fa a diventare gialla? Che colore verrà dopo? Dopo il giallo c'è il verde. Ok. Farà cambiato colore verde. E dopo il verde, che colore verrà dopo? Dopo il verde c'è roseo, quindi rosa. Ok, e non è difficile. Talismano del cavaliere di buone condizioni. Ok, vediamo un po' il talismano. Se è il talismano. No, non è qua. Non è qua. Talismano. Allora, prendiamo. Non so, può essere venduta, va bene, dai. Non era difficile, per carità, però insomma sì. E questo... Ah, beh, mi sembra giusto. Oh, mantello del negato. Oh. Interessante. Allora, equipaggiamento. Finalmente lui c'ha qualcosa di buono. Ovviamente c'ha dato di merda. Ma porca vacca. Vabbè, poi non mi ricordo cosa c'è dato, perché io ovviamente c'ho una memoria che è più corta di, insomma, lasciamo perdere. Vabbè, riguarderò il video che vi devo dire, comunque dopo ci guardo. Ok, credo che qua abbiamo fatto tutto. Sono più che soddisfatto, sono più che contento. E andiamo qua, è l'unica cosa che non ho capito bene, è qua. Perché qui ci sono tre scrigni. Aspettate, accidentale, forza, fammi di qui. Oh, cavacca.
Sto caca cazzi di coso, ma quanto cazzo deve andare avanti e indietro? Oh, santa miseria, guardate voi che razza di schema. Allora, adesso probabilmente devo andare da quello là. Ok, vai. Ce l'abbiamo fatta. Amuleto. Mi ha dato delle belle cose. Corazze. Questa, che non fa un cazzo. Perfetto. Questa l'abbiamo già messa. Questa non fa un cazzo. Questa non fa un cazzo. Sono tanto contento. Forse questa è. No. Perché insomma, per carità, bella. Ma se devo prendere potere d'attacco per avere una difesa magica, sì, per carità, è tanta, eh. Difesa magica. Però lui è veloce, mi serve che faccia attacco e poi si autocura, quindi insomma non mi interessa, posso anche fare così e siamo a posto. Allora, poi. Perfetto. Dai, apri per Madonna. Quando fa così mi sta proprio sui marroni, ci dite da fare. E non funziona più. Cioè, va a momenti. Vabbè, adesso apre. Anello di mezzanotte epico, finalmente equipaggiamento anello di mezzanotte epico. Certo che 16, dici, oh, che cazzo te ne fai? Non comune, dove cazzo è finito quello epico? Eccolo qua. Rapidità tanto in più. Allora, vediamo un po', Tu ce l'hai già epico, vero? Ok, siamo a posto. Quindi andiamo a questo. Perde critico e evasione per poca più di rapidità, quindi non mi interessa. Lei. No, penso che è meglio quello che abbiamo e siamo a posto. Quindi possiamo andare tranquilla a monta. Abbiamo fatto veramente tutto. Abbiamo preso tutto quanto. Sto pensando e guardando. Quindi andiamo proprio veloci veloci verso la fine. Perfettico. Ce l'abbiamo faccionata e sono contento. Bene, ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare qui. Per questo video è tutto. Vi invito come solito a lasciare un like, un commento se vi piacerebbe di farvi appunto sapere cosa ne pensate. E per adesso vi saluto e ciao ciao.